Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Eleanor. Allora, carichiamo la nostra partita, ripartiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, vediamo un'altra cosa, già che siamo qui, riprendi, casi, extra, vediamo da casi, se vi ricordate il fatto da dei DLC, quello che vi dicevo. Pattuglia, diamo un'occhiata, dopo attenta riflessione, armato e pericoloso, ordini di cattura. E dopo attenta riflessione, news. Quindi, non so se l'abbiamo fatto, forse. Penso di sì. Traffico. Ah, qui ci dà le stelline. Al primo non ce la dà delle stelline. No. Va bene, ci sono solo questi per il momento, quindi magari li incontriamo direttamente strada facendo. Vabbè, riprendiamo e vai. Andiamo avanti con il nostro detective nel traffico. Siamo ancora in traffico per il momento. Vedremo se prima o poi promuoveranno il nostro Phelps. Si sta comportando bene, dai, a parte ogni tanto qualche cosa. Diciamo che alla guida forse non è il top, ma la sportiveggianza è questa, scusate. Qualche morto ci esce. Sono incidenti... Un piccolo lapsus. Incidenti del mestiere, così... Capitano Gordon, lo dire. Kowski. Eccoci. The cop says he located a green Kaiser Frazier from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Ok, go va on. Bene. Sorry to inconvenience you. Vabbè, stiamo calmi però, eh. We're on veicolo it, urbano, andiamo. Prego, mi segua. Vado io, eh. Allora... The more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. Vabbè. Pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner for which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Vediamo. No, lo cazzo vai. Non è l'uscita questa, no? Scusi, io ancora ho dei problemi con l'uscita qui. Prego, prego, mi segua, dai che non abbiamo tempo da perdere. C'era anche un altro veicolo lì dietro, quindi possiamo scegliere. No, io prendo questo da detective. Salga al volo, eh. Occhio, mi scusi. Ma lei sempre col carretto qua. Lo sai che escono le auto della polizia. Attenzione. Quindi già abbiamo fatto dei danni. Occhio. Camminotta. Scusi, eh. Ci fare, anche lei. Nella zona dove escono le volanti della police, dovete stare attenti. È appena iniziato. Donnelly sembra che tutto sia wrapped up. Brown and Green are sweating this manly character. I heard it'll be in front of a grand jury. Occhio all'incrocio. Terrible enough being murdered. Now that I'm dead. Strewn all over the front page. Attenzione, scusate, ho evitato quell'uomo con quell'auto che è uscito in modo abusivo. Pat, mi scusi. Attenzione a questi degli hot dog che ce l'hanno. Oppela. Slow down! Ah, stai calmo, stai calmo. Tutto calcolato. Qualche ammaccatura ci sta sempre. È il prezzo da pagare. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Prendilo. Scusa. Pure tu. Damose. We need him healthy enough to answer questions. Vabbè, sì, questi sono dettagli. 1247, Detective Phelps requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Frazier from 6 West 2nd Street. Tra l'altro, qualche puntata fa vi avevo detto del tipo lì, forse magari già me l'avrete detto anche voi, però come immaginerete sto registrando molti video di seguito. Camionetta. Ah, signor! Catroia! Del tipo là del bar che assomigliava al tipo di Mad Men. Tra l'altro, anche il protagonista è... Non ho ripreso le fattezze di uno degli attori di Mad Men, da sempre. Non so quanti di voi hanno... Tocci sua! Ho seguito la serie. Stai calmo. Attenzione. Vabbè, ci pensa lui a sbattere. Noi a buttare ogni tanto. Aspetta che qua non... Occhio all'uomo. Non ha neanche più la portiera. Si è fermato. Sì, C'è rimasto niente alla macchina, vero? Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what?
What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Vediamo, controlliamo. Ok, Los Angeles. Marca che si è presa tipo Manhattan. La pagata $2,400. $50 di radio, attenzione. Accendino $1, vabbè. Totale 2450,95. Frazer Manhattan 1947, eh? Ci può stare. Sì, sì. Vabbè, ci dispiace se abbiamo fatto qualche leggerissima ammaccatura alla sua auto, eh? Abbia pazienza. È quasi come nuova. Chiediamoli però del presunto veicolo rubato. Yeah, that's right. Sì, no, ci sta. And the ownership papers? From the same place. Sì, eh. Certificato di proprietà. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Va bene, va bene. E questa è andata. Il motivo della fuga è qua che casca l'asino. No, nothing like that. Controlliamo la faccia. Troppo sbattimento. Dubbio. You better give us something, Cliff. Or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because. Because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? One reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Ok, però abbiamo beccato. Ci dia qualche dettaglio magari sull'acquisto. The owner, Richard Coombs. Sì, ci può stare. Vediamo e controlliamo la faccia. Sì, no, ci sta, ci sta. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Va bene, beccato anche questo. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for grand theft auto. Right, detective. You know who my father is? I guess the guy, sinceramente. We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Andiamo, andiamo. State calmi, state calmi. Non c'è niente da vedere. You know what? I think he's telling the truth. Sentiamo un po' di radio, va. Some of the most people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Senti il sound. No, questo forse segnala. Si sente troppo bene. Ok. Aspetta, lo rimetto a posto. Forse stai in mezzo a strada. Attenzione, dribbla! Scusate, stavo palleggiando col bidone. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's gotta be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes. I feel much better. We'll shake down the car dealer and... E che cazzo ti freni all'incrocio? You do that for me? Cos'è? Questi prima passano e dopo inchiodano al centro dell'incrocio. Ma che è? Yeah, l'ha dato la patente, yes. Scusate. I feel much better. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours. Oh, mi scusi. You know, this isn't a tank, Phelps. Stai calmo. Possiamo farlo diventare un carro armato. Non tu vuoi. I knew you weren't finished. Sì, ci piace andare contro me. Mamma mia, che botto. Sento un giagicolare alla distanza, va bene. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect. Anch'io ho delle manette che sono fatte assolutamente per lei, su misura. That's right.
Richard Coombs, at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Fraser, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Stiamo freschi. Sono sta bene. That's a joke too, son. Sì, eh. Pensavo fosse un coglione di su. No, no, spara, spara. Tanto pure io ho sparato un sacco di gente, non è un problema. Forse è per questo che è tardato ad arrivare la promozione, però. Here it is. Got the original pink slip there too. Vediamo. North Fremont Avenue. Ah no, aspetta, aspetta. Per analizzare ulteriormente l'oggetto. Momento, momento. Si può adesso? No, dobbiamo rivederci tutta la pappina qua, vabbè. Prego, prego. Faccia veloce, però magari skippare ste cose sarebbe più. Vediamo un po'. Ok. Ok, anche la tipografia c'era. Cioè... va bene, quindi anche la tipografia è da controllare. Questo è fatto, vediamo anche l'altro. Ok, Los Angeles ricevuta l'11 gennaio. Va bene, va bene. Harrison's purchase receipt was legit at least. Ok. E anche questa è fatta. Vediamo di fare due domandine al tipo. We have a couple of questions. Esatto. All right, fellas. Shoot. Non dica così perché parte subito il colpo, eh. Dettagli della transazione, can ci dica meglio. You came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Mm. Oddio, ci può stare, però. Sembrava sincero. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. E questa è andata. Descrizione del sospetto, ci dica. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. A little on the plump side, but not bone ugly. Mm. Sì. Vabbè, ci può stare, dai. What was your impression of her? Teniamo sempre d'occhio la faccia nei momenti duri. Harassed, in a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Ok. Vediamo. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Mm. Però c'è sempre sta cazzo di faccia da poker che... Verità? È verità. Che it says se... Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Ah, vabbè. Dettaglio del pagamento, vediamo. When exactly did you hand over the check, Mr. Coombs? Close of play on Friday. Mm. No, 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 no. Non ne sono convinto. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out.
Beh, beccato uguale, transazione sospetta. This was all above board. Yes, of course it was. Guarda. Non ci credo. Allora, ho dubbio o menzogna, però. Però non abbiamo prove per dire la menzogna, quindi dubbio. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Però abbiamo beccato. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. Sì. You have a pleasant day, Mr. Può sparare il nostro collega. Va bene, allora, qui abbiamo finito, in teoria. Non credo di dover trovare qualche indizio, anche perché non c'è neanche la musichetta. Vediamo di chiamare un po' la centrale, vediamo se... Occhio, quanta sport vigilanza. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Are there any messages for me? A James Belasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Ah, okay, vabbè, sì. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks, ma'am. Allora, interroga Jim Belasco. Io forse andrei prima dalla tipografia. Che dite? Ma posso fregarmi una macchina di queste? Sulle veicoli della polizia. Aspetta. Ah, però vedi, ci davo il taccuino per impostare la tua destinazione. Tipografia. Sì, però. Ma si incazzano se frega la macchina. Aspetta, aspetta però. Vedete che ci ha sbloccato la... Tanto vale che entriamo dentro alle auto. Hey, what the hell are you doing? Sì, don't worry. Aspetta, mi frego quella più di lusso, scusate. Tanto vale. Questo no, eh. Anche se sarebbe sportiveggiante. Però no, dai, scusate. Aspetta. Questa... Sono uguali... Ah. Guidatore da domenica, ok. In realtà non so se sono uguali queste. Questa è diversa. Hey, neanche hey, figa. Hey, what the hell are you doing? Vabbè. Aspetta, prendo quella. Mi piace, poi sembra di lusso. Quanto costa? C'era il cartello davanti. 2003 che barboni. Però la prendo uguale. Hey, what the hell are you doing? Don't worry, fratello. Ma questa però non c'è. On the boy. Here's a che cazzo sono. Do you think you have to be an asshole to sell cars or that selling cars turns you into an asshole? Okay. You got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line. Just to get the hell out of there. Scusi. Jesus, culo, che cazzo. C'è ancora il cartello in vendita, ma scusate. Vabbè, sti cazzi. La lasceremo da qualche parte poi. Ma posso tagliare per le case? No, non credo. Sì, un po' sì. Un po' sì. Scusi. Aspetta, qua dobbiamo salire secondo me. Andiamo contromano. Occhio. No, questo è piuttosto, che cazzo. Però a sto punto possiamo entrare in auto random. Così non è male. Perché? Era in vendita, vabbè, gliela ridaremo un po' distrutta. Però forse, tipo, se noi abbiamo l'auto della polizia, forse non ci fa pagare i danni dell'auto, mentre qui ce li può mettere in conto. Ma sti cazzi, non ce lo mettete. Intanto questo soldi nostri. Godiamoci il sound. La prossima volta una decappottabile.
me lo prendiamo pure un po' d'aria anni 50. Permesso. Buon uomo. Vai così. Eccoci. Siamo in tipografia. Occhio. Va bene. Prontissimi. Vediamo se l'ha falsificato o meno. Si può? Allora, buon uomo, è lei il titolare? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. Have done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. Non lo so, questo secondo me mente, era troppo tentennava. Cioè siamo venuti qui per niente? Posso controllare qualcosa? Questo si è seduto a fumare. Vediamo un po'. Controlliamo bene la stanza. Si può? Vediamo un po', va. Con quanta leggiadria. Buon uomo, lei sa niente per caso? Sorry, no, pal. Si è occupato, ma vaffanculo si è occupato. Agente Phelps si è occupato. Well, I trust you've got all that you need. Ma vaffanculo, mi hai fatto fare un viaggio a vuoto così a gratis. Ma che cos'è? Questo è pure occupato. Te lo dico io che sono occupato. Ma vaffanculo, va. Prendiamoci il camion. Salga a bordo. Dai. Va bene, ragazzi. Allora, ci vediamo con il prossimo episodio di L.A. Noir. Ma. Però, aspettate, non ci ha messo l'altra indicazione. Di solito, quando ce ne andiamo, ce lo segnala, no? Ci deve essere qualcosa che non torna, allora. Caputtana. Cazzo è successo? Aspetta che con questo famo dei danni. Scusate. Ma che cazzo suonate? State calmi. State calmi. Questa è in vendita, lasciamo qua. Aspetta. Caputtana. Faccio manovra? Vabbè, te lo lascio qua, va. Momento, no, allora ci deve essere qualcosa che... No? Stiamo... Ma che abbiamo lasciato del traffico? No, non c'è nessuno. Vabbè, non lo so, entriamo in macchina, magari mettiamo noi direttamente un'altra destinazione. A questo punto non... Controlliamo. Luoghi. Tipo, eh no, però vedete che non ce l'ha tolto. Forse ci torneremo dopo. Qui è stazione centrale, andiamo a fare l'interrogatorio, va. Poi magari torniamo. Va bene, ragazzi, allora. E vattene a fanculo, c'è il camion, non lo vedi? Ma guarda questo. Mortacci vostra, sono sempre policemen. Questi non lo sanno. Va bene, dai ragazzi, facciamo che ci facciamo questo tragitto, non lo so, ci vediamo con il prossimo episodio direttamente, ma sì, ci vediamo con il prossimo episodio, occhio, occhio, lungo, lungo, vabbè, almeno siamo di prepotenza dopo. Va bene, dai ragazzi, ci vediamo allora con il prossimo episodio di L.A. Noir. Aspetta, ci siamo incollati a macchina della polizia, scusate colleghi, ma proprio in mezzo alla strada. Dicevo, ci vediamo con il prossimo appuntamento di L.A. Noir. Voi come sempre commentate, fatemi sapere la vostra e se potete condividete anche il video sui vostri social, Facebook, Twitter, Google, eccetera eccetera. E va bene, dai, ci vediamo allora con... Aspettate, ci vediamo con il prossimo appuntamento però. Le macchine dei colleghi! Sti cazzi, arrivederci, ci vediamo alla prossima, allora un saluto a tutti da Quattro Reali.